Come detto e come promesso, adesso è il momento di Advisory Update, altro approfondimento che riguarda il Regno Unito. E come vedete anche dal titolo, è una notizia importante che magari speriamo che possa essere messo a disposizione anche da parte del governo e delle autorità italiane. Un sito ufficiale per monitorare quanto il governo inglese spende e sta spendendo contro il Covid-19. Il sito tra poco ve lo mostriamo, prima però vi mostriamo la persona, insomma l'analista che ci racconta nel dettaglio di che cosa stiamo parlando. E allora ben trovato al collega Alessandro Allocca per la Repubblica, proprio da Londra, e lo vediamo insomma proprio per strada. E allora Alessandro, ben trovato in nostra compagnia, dici subito dove sei a questo punto. Grazie Giacomo, grazie del benvenuto e mi trovo al Parliament Square, dietro di me c'è Westminster, il Big Ben e sono alle mie spalle c'è la piazza centrale per l'appunto del Parlamento, quindi nel cuore politico di Londra, della capitale inglese, a pochi centinaia di metri da me c'è Downing Street e di fronte a me c'è Buckingham Palace, quindi diciamo le cose un po' più emblematiche di Londra. E allora, Alessandro, COVID-19 Cost Tracker, quindi sostanzialmente il sito che traccia i costi, diciamo così, insomma, che si è preso, i costi, insomma, che riguardano appunto il governo inglese contro l'epidemia. Spiegaci bene che cosa, insomma, come è nata questa iniziativa e insomma, che cosa permette ai cittadini inglesi di poter monitorare. Sì, allora, si tratta di una novità, possiamo dire, un po' a livello internazionale, perché in effetti si parla sempre di costi sobbarcati dai singoli governi per contrastare l'andamento, della pandemia, sia nei confini nazionali ma anche a livello internazionale, ma di fatto non si è mai ben capito. Si parla di percentuale sul PIL, di quanto sta crescendo il debito pubblico. Nel caso del Regno Unito c'è un organo legato al governo, Downing Street, a Westminster in particolar modo, ma indipendente perché monitora tutte le spese che vengono effettuate dal governo e ha deciso di realizzare una pagina all'interno del proprio sito ufficiale, che è quella che stiamo vedendo, che è l'organismo si chiama NAO, National Audit Office, che ribadisco è un organo indipendente ma comunque legato a Westminster, che pubblica tutti i documenti e tutte le spese fino ad ora sostenute da Downing Street per contrastare la pandemia all'interno dei propri confini. Non parliamo solo di finanziamenti alla sanità pubblica, all'NHS, il sistema sanitario nazionale, ma anche contributi dati all'imprenditoria, ai liberi professionisti e alla grande industria, come può essere quella dell'ospitalità. Il sito è aggiornato al mese di dicembre, quindi nelle prossime settimane arriveranno anche gli aggiornamenti di gennaio e di febbraio e fino ad oggi parliamo di ben 271 miliardi di sterline. Tanto per fare un esempio, visto che si parla tanto del recovery plan in Italia che supera i 200 miliardi di euro di prestito che dovrebbero giungere a breve dall'Unione Europea, questo prestito virtualmente è già stato abbondantemente superato nelle spese sostenute dal Regno Unito che, aggiungendo anche i mesi di gennaio e febbraio, molto probabilmente arriverà a 300 miliardi di sterline fino ad oggi spese. Si tratta di una cifra importante, però allo stesso tempo, lo abbiamo sempre detto, il Regno Unito viene comunque, da un'economia abbastanza forte, anche se è il paese che all'interno prima dell'Unione Europea, adesso non ci fa più parte, però in generale dell'Europa, è quello che ha aumentato il maggior numero percentuale nel rapporto debito pubblico-PIL. Prima della pandemia si aggirava sull'84%, dati di dicembre, il rapporto debito pubblico-PIL all'italiano, GDP all'inglese, si è arrivati al 100%. E adesso capiamo perché comunque il Regno Unito ha messo tantissimo sul piatto per tentare di sconfiggere il coronavirus. Dunque si tratta di un sito legato al governo, ma gestito da un organo indipendente, come ci ha spiegato Alessandro Allocca. I 271 miliardi, 271 billions sono i soldi, insomma, evidentemente impiegati dal governo non solo a sostegno
del sistema sanitario, ma anche del sistema economico, è un modo evidentemente con cui in qualche modo insomma, Boris Johnson sta cercando di mostrare l'efficienza e la trasparenza di come appunto il governo del Regno Unito si sta muovendo e qui mi ci permette di collegarci al piano che Boris Johnson sta mettendo in atto e vorrebbe mettere in atto per appunto uscire, iniziare a uscire dal lockdown. Si leggono da qui, dall'Italia, Alessandro, si legge in particolare un'espressione, cioè lock exit, l'uscita dal lockdown. Non so se anche insomma, i tabloid inglesi utilizzano questa espressione perché mi sembra molto, diciamo, candidabile, no? Al linguaggio dei tabloid. Però ecco, si parla di piani per l'uscita graduale ma costante dal lockdown in cui comunque Londra e il resto del Regno Unito si trova ormai da diverso tempo a questa parte. Sì, cauta e irreversibile sono i due aggettivi che ha Irreversibile. utilizzato, sì, che ha utilizzato Boris Johnson, e anche questo lockdown exit, riprendendo ovviamente il gioco di parole con la Brexit, perché la volontà di Boris Johnson è di chiudere definitivamente i giochi con il lockdown per far ripartire l'economia. Ieri ha presentato un piano formato da quattro step. Si partirà dall'8 marzo con la riapertura delle scuole, 17 marzo con la possibilità di incontrarsi fuori negli spazi aperti, poi il 12 aprile con la prima riapertura di alcune delle attività essenziali come parrucchieri, e poi il 17 maggio con la ripartenza un po' dei viaggi internazionali, fino ad arrivare a metà giugno con una sorta di conclusione totale. Però c'è da sottolineare, lo ha detto anche ieri il consulente sanitario del governo, che si tratta di una roadmap ipotetica, perché prima di effettuare ogni singolo step verranno analizzati i dati. Un'altra cosa che è andata su tutti i giornali, su tutti i titoli dei maggiori newspaper quotidiani inglesi, è stato proprio quello che Boris Johnson vuole adesso prendere in esame i dati e non le date. Quindi significa che se i dati supportano la decisione del governo di Boris Johnson di attuare via via i vari step, allora si entrerà nella fase pratica, altrimenti si andrà avanti con il lockdown. Perché? Perché, come ti dicevo prima, Downing Street vuole un lockdown irreversibile, quindi ogni cosa deve essere fatta affinché si riprenda, ritorni attiva la macchina economica in maniera totale. Non esiste, scusami, anche il parallelismo fatto anche un po' con l'Italia, lo abbiamo visto anche nelle ultime settimane con la questione degli impianti di sci, in cui si era data una prima autorizzazione e poi qualche giorno prima si è deciso di chiudere perché i dati non supportavano la scelta fatta. Invece qui Downing Street ha detto: noi ogni 4 settimane analizziamo i dati, se i dati sono confortanti, allora partiamo con la riapertura. I dati ad oggi, visto che lo stiamo vedendo, sono abbastanza confortanti. Questo è il sito ufficiale del governo inglese. Sì, la cosa bella è che la stiamo mostrando, la state mostrando voi dallo studio, che comunque è tutto pubblico, tutto reso pubblico dalla spesa che abbiamo visto prima, al numero delle vaccinazioni, al numero delle vittime. Fino ad oggi i vaccinati sono ben 17.720.000. Il progetto è di vaccinare tutti gli adulti entro luglio. Per quanto riguarda le ultime 24 ore, i contagiati sono 10.600, mentre le vittime sono poco più di 200. Quindi, in un certo senso, i dati stanno dando ragione alla scelta di questo lockdown molto forte, che sta anche in un certo senso facendo spazientire, perché gioca tantissimo sulla questione psicologica e emotiva delle persone. Tant'è che, ricordiamoci, è partito a metà dicembre. Insomma, un'irreversibilità comunque ipotetica, nel senso che c'è la voglia di avviare questo piano di ripresa, ma ovviamente con un piano anche di monitoraggio, insomma, dei dati costante, non quotidiano, ma che comunque può permettere di fare dei progetti, insomma, in qualche modo duraturi e nel lungo periodo. Prima abbiamo giocato un po' con le parole.
dicendo Lockexit in riferimento alla Brexit, ma stavolta facendo riferimento all'uscita appunto dal lockdown stabilita e voluta da Boris Johnson. Ma a proposito di Brexit, ci segnalavi anche un appello, diciamo un allarme forse più che appello, da parte del sindaco di Londra sugli effetti che cominciano a essere un po' più quantificabili per quanto riguarda l'uscita dall'Unione Europea e che andrebbe a pesare sul Regno Unito in maniera più o meno importante, e qui ti restituisco la parola a questo punto. Sì, il sindaco Stadican è sempre stato comunque pro Unione Europea, non l'ha mai nascosto, tant'è che nei giorni, nei mesi a seguire dal referendum del 2016, del giugno 2016, lanciò una campagna London is open, intendendo che Londra è sempre aperta a prescindere dalla scelta del Regno Unito di uscire e di abbandonare Bruxelles, perché comunque Londra, per quanto si può immaginare, è uno dei motori più importanti dell'economia inglese, comunque non è una città-stato che può fare come gli pare, quindi di conseguenza il Regno Unito ha deciso di uscire e di conseguenza anche Londra. Però il primo cittadino, Sadiq Khan, laburista peraltro, quindi partito opposto a quello del conservatore Boris Johnson, ha sempre evidenziato come questa scelta porti conseguenze negative proprio a Londra, in particolar modo dal punto di vista della finanza. Perché a Londra l'80% dell'economia della capitale è basata proprio sui servizi finanziari, che non dobbiamo immaginare semplicemente quelli che girano attorno al mondo degli istituti di credito, delle banche, ma anche a quelli dal punto di vista delle consulenze, per esempio nell'ambito della gestione dei diritti nell'hospitality, cinematografica, musica. Questo sta a significare che non c'è stato un rapporto di fine divorzio tra Londra e Bruxelles che andasse a tutelare questo aspetto, proprio perché il Regno Unito non ha mai fatto parte dell'Eurozona, non ha mai avuto l'euro, avendo la propria banca, la propria sterlina, e allo stesso tempo non aveva un rapporto diretto con la Banca Centrale Europea. Quindi nelle oltre 1200 pagine che vanno a definire il divorzio tra Londra e Bruxelles, l'aspetto della finanza quasi non è stato preso in considerazione. Questo, dal punto di vista numerico, secondo un rapporto elaborato da Town Hall, quindi dal Comune di Londra, costerebbe a Londra quasi qualcosa come 10 miliardi all'anno perso sul prodotto interno lordo, perché equivarrebbe a tutta quella serie di servizi che prima venivano venduti da società presenti a Londra verso clienti presenti negli altri 27 stati membri. Adesso, con l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, con la nuova serie di burocrazie, di documenti e comunque di una sorta di anche chiusura dei rapporti a livello generale, tantissime aziende di servizi finanziari, come dicevo prima, non solo di consulenza, stanno subendo tantissimo e anche perdendo clienti che prima della Brexit avevano negli altri 27 stati membri. Questo, ribadisco, per il sindaco costerebbe qualcosa come 10 miliardi di sterline l'anno di introiti persi. Sostanzialmente il Regno Unito, e questo un po' per chiudere la nostra chiacchierata, si trova molto avanti sul fronte dei vaccini. Ricordiamo, dopo comunque essere stato e credo che sia tuttora il quinto paese per numero di vittime causa coronavirus, ma al momento sicuramente sta attuando una buona campagna vaccinale. Probabilmente sarà uno dei, ce l'auguriamo ovviamente, uno dei primi paesi a riuscire in qualche modo a innescare la ripresa. E forse ne ha anche più bisogno degli altri, se proprio dobbiamo fare una speciale classifica da questo punto di vista, proprio perché insomma l'allarme arriva dal sindaco di Londra, ma insomma non c'è solamente una ripresa da riattivare e un'economia da rimettere in moto, c'è anche appunto il problema Brexit, di cui in qualche modo è finito in secondo piano, ma che inevitabilmente non lo sarà più quando si tratterà di capire che direzione prendere nell'immediato post-epidemia, quando potremo parlare realmente di post-epidemia. Sì, analisi giustissima, perché la Brexit è comunque un problema
visto sotto qualsiasi tipo di sfaccettatura, sia se visto da Brexiter, quindi comunque da coloro che volevano lasciare l'Unione Europea, e soprattutto visto da coloro che invece volevano rimanere all'interno dell'Unione Europea, comunque rimane una bella gatta da pelare, perché anche se è stato stilato un documento, ribadisco, di oltre 1200 pagine che vanno a stipulare i futuri rapporti tra Bruxelles e Londra, però questi rapporti comunque devono passare da carta a fatti. Il Regno Unito si deve riorganizzare, non ha avuto modo di farlo fino ad oggi proprio perché la pandemia ha rappresentato un grande freno, sia per via dei lockdown ma anche e soprattutto dal punto di vista economico, perché gran parte dei soldi spesi fino ad oggi, che non erano ovviamente stati preventivati, l'abbiamo visto prima, quasi 300 miliardi di sterline, sono andati a finire nel contrastare il coronavirus. E inoltre il debito pubblico, il rapporto PIL, GDP, debito pubblico è passato dall'84% al 100%, facendo ritornare indietro il Regno Unito a una situazione economica che gli analisti hanno valutato risalente a ben 300 anni fa, neanche dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando il Regno Unito si stava riprendendo, ma addirittura 300 anni fa, quando il Regno Unito era in quella fase in cui è diventato il grande impero, ma comunque subiva tantissimo dal punto di vista economico. Un salto indietro che deve recuperare nel giro di pochissimo tempo, di pochissimi anni, per non parlare di mesi addirittura. Alessandro Allocca, collega di Repubblica, situato a Londra, grazie per essere stato qui con noi e grazie insomma anche per questo collegamento sicuramente diverso, diverso rispetto al solito. Buon lavoro Alessandro e grazie ancora per essere stato qui con noi. Grazie come sempre per la disponibilità e l'ospitalità.